Intorno alla metà del Seicento, un centinaio di eretici inglesi, in fuga dalle persecuzioni religiose, prese il mare alla volta di un mondo migliore. Dopo un viaggio avventuroso, approdarono su un'isola delle Bahamas cui diedero il nome di Eleutera e lì fondarono una comunità di liberi ed eguali. Fu la prima libera Repubblica del Nuovo Mondo. E di chi altri dovrei parlare, se non del mio sogno più bello, la bambola che sa lottare. This is for the people, 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 this is for the people. And this is for the people who were never heard. It's a voice for the voiceless, a toast for the toastless, a smoke for the smokeless, for those who run the train but are coachless, for those who do the farming but are foodless. We this, believe this, eh? Io non definirei Eleutera una casa editrice. Sarebbe una definizione che le andrebbe molto stretta. Per me è un progetto culturale libertario che ha scelto un mezzo, i libri, per esprimersi. Una casa editrice canonica risponde alle sollecitazioni del mercato. Eleutera, in parte, pur dovendo venire a patti con queste regole commerciali, ha sempre scelto con motivazioni extraeconomiche. La società ci sta dando delle manifestazioni di disillusione rispetto alle istituzioni statali, di volontà di lotta radicale, di capacità di critica profonda di quello che sta succedendo. E in questo contesto storico, avere una casa editrice che dà spazio a queste voci, non solamente come propaganda, ma come approfondimento teorico e politico, è fondamentale. Oggi sento l'assoluto bisogno di una cultura libertaria. Personalmente credo che siamo stretti in qualche modo tra tendenze sempre più autoritariste che tendono a vedere nel potere forte un po' la ricetta per risolvere certi problemi e altre tendenze che sono antagoniste a parole ma che poggiano sempre sulla figura di un leader carismatico. E per me la cultura veramente libertaria è quella che fa respirare l'anima. Uno dei problemi fondamentali è come far sì che un numero crescente di persone superino non solo il loro desiderio di dominare, ma anche quello di essere dominate. Chi sarà mai, gridò, svegliandosi di soprassalto, e andò ad aprire. E fu lì che gli apparve, in tutta la sua imponenza, lo Stato. Ora voi mi domanderete, lo Stato, descrivilo se sei capace. Ecco, potrebbe essere una cosa così, qualcosa più di una cosa abnorme, un rutto, un salto all'indietro, con una voce femminile, più o meno, ecco ci siamo, più o meno. Avete capito che non ha niente a che fare con quella figura femminile tipo la giustizia, bella, anche se orba, la verità, che fugge birichina vestita da Lolita, la patria, con quel bel seno da morirci sopra mentre lei grida «Avanti, Savoia!» Lo Stato. E lo Stato parla al serio cittadino. Mi hai cercato tanto, mi hai sempre rispettato, ti sei anche sacrificato per me. Io cosa ho fatto? Ho incominciato a essere sempre più assente. Ti ho abbandonato, ti ho lasciato tutte le bollette da pagare. A chi poi? A me. D'altra parte lo Stato ha i suoi segreti, i segreti di Stato. Perciò non glieli chieda, lo lasci in pace, non lo angusti con domande imbarazzanti che potrebbero mettere in imbarazzo più lei che lo Stato. Terremoto di questa mia esistenza, tranquilla, tranquilla, tristezza e camomilla. Ah, fortunato in tutta questa assenza di quiete e di lavoro, trovar la vena d'oro di amore e resistenza. Noi eravamo un gruppo di giovani che facevano attività politica. C'era Pinelli e c'era Cesare Burchio, che erano più grandi rispetto alla nostra età. Con la bomba di Piazza Fontana e con l'assassinio di Pinelli, ci siamo trovati ovviamente in una situazione dove la controinformazione era fondamentale, quindi
senza assolutamente averne nessun tipo di, avere nessun tipo di conoscenza, abbiamo dovuto costruirci uno strumento di comunicazione, che era la rivista anarchica. All'attività della rivista, del mensile, poi nel 1974-75 si affianca invece la produzione libraria, edizioni antistato, che prendono in mano Amedeo e Rossella, ricevendo una sorta di eredità da un vecchio anarchico di Cesena, Pio Turroni, con l'idea anche di svecchiare la pubblicistica anarchica e libertaria. Eleutera a sua volta nasce come evoluzione in un doppio senso: da un lato entrare prevalentemente nelle librerie, nel circuito librario, mentre le edizioni antistato avevano una diffusione prevalente nel circuito alternativo e militante. Già dalla fine degli anni 70 era entrato fortemente in crisi. D'altro canto, l'altro elemento di mutazione evolutiva era l'ampliare il settore libertario dell'antistato, che era la collana Segno Libertario, per l'appunto. Un tratto distintivo della parallela attività culturale dell'editrice A, cioè della rivista anarchica, e di Eleutera, è quello di una forte e comune tensione a, da una parte, analizzare criticamente il patrimonio culturale storico dell'anarchismo, andando proprio a scegliere quelle parti che ci sembrano attuali e interessanti, e al contempo lasciar cadere e decadere quelle che non ci sembrano interessanti, ma soprattutto ancora di più quella di avere delle forti antenne per cogliere tutto quanto, almeno qualcosa di quel tanto che di libertario, di autogestionario, di ribelle, eccetera, si muove anche senza etichetta anarchica nella società e nel mondo culturale. Il passaggio dall'antistato all'Eleutera preparava il movimento ad accogliere, ad accettare, a integrare altre suggestioni nel proprio interno, preparava il movimento ad aprirsi ad altri eventi non specificatamente anarchici. E il senso era quello del cambiamento culturale, cioè una società così orribile, puoi cambiarla attraverso tanti modi di fare attività o di attività diverse, però fondamentalmente si cambia qui, se si cambia il modo di pensare, il modo di approcciare i problemi, questo, il cambiamento culturale era proprio questo. Sempre figlio dello stesso 68, c'è una cultura libertaria che comincia a diventare importante. Noi abbiamo colto nel passaggio fra antistato a Eleutera che non solo di anarchismo dovevamo parlare, ma di cultura libertaria, che è più vasta, che è articolata e che attraversa tutti i campi del sapere contemporaneo. Anarchism postulates voluntary organization for every conceivable purpose, and they too will harden, will become institutionalized in the way that Michel's argued, and so they need to safeguard against this or to be continually recreating themselves. Potremmo usare una metafora: l'anarchia, coi suoi valori anti-gerarchici, anti-autoritari, è assimilabile all'alcol. L'alcol puro è probabilmente imbevibile. Le bevande alcoliche hanno varia gradazione. L'importante è che l'alcol ci sia perché una bevanda possa essere definita alcolica. Così l'anarchia, più o meno diluita, va da alta gradazione fino a bassa gradazione. Non è un caso che poi Eleutera attinge da tutti quegli autori, quelle fonti, quelle analisi che invece servono per arricchire il corpo teorico dell'anarchismo, perché bisogna sempre essere adeguati alle sfide che il dominio ci pone di fronte
il dominio di oggi, non quello di ieri. Una società libera non può essere l'imposizione di un ordine nuovo al posto di quello vecchio. On tend a considerare l'anarchisme souvent come un produit qui est déjà fait. Or, ce qui est propre de l'anarchisme, c'est d'être un produit processus, hein, c'est d'être quelque chose qui est en train de se faire constamment. Mais, et ça arrive avec tous les produits, une fois que le produit est visibilisé, hein, presque toujours, il y a une perte de perception et de souvenir du processus qui l'a constitué, et donc c'est réifié. On ne voit plus son élaboration et son évolution en constant devenir, et on le réifie comme un produit déjà fait qui est là. Oh, c'est pas vrai, la pensée anarchiste, c'est pas un produit, c'est un produit processus. Cioè, forse comunque gli anarchici e questa prospettiva anarchica è troppo poco ibrida ancora. Uno degli aspetti più interessanti oggi della riflessione libertaria stia nell'incrocio tra i classici, quelli che chiamiamo i classici della tradizione anarchica e libertaria, e il pensiero francese, soprattutto Deleuze, Foucault e Derrida, perché hanno provato a esplorare i cambiamenti che sono intervenuti all'interno delle strutture di potere e hanno un po' scompaginato quell'idea classica di un potere dall'alto. Quello che vogliamo fare è un mosaico, per cui a volte i tasselli che metti da sé sono irrilevanti. È dopo che capisci il disegno che vanno a comporre nella loro complessità. Sicuramente il grande pregio è quello di avere posto più domande che aver dato risposte, per cui in modo non ideologico, ma aver costruito una sensibilità, una consapevolezza sempre fuori dagli schemi, sempre con un occhio attento al cambiamento, anche a quelle marginalità che in realtà culturalmente non sono marginalità. Io credo che immaginario sia una delle chiavi di lettura della ricerca che abbiamo fatto in Eleutera. È stato uno dei temi che abbiamo introdotto nel linguaggio e nel dibattito culturale italiano, pubblicando Castoriadis essenzialmente. L'État est créé. Pour que la domination soit créée, il faut que cette signification imaginaire sociale soit créée. En ese sentido, el imaginario colectivo es una forma en que se expresa el principio instituyente en la sociedad. La capacidad instituyente del grupo humano, del grupo social, se expresa a través de la institución. La importancia que tiene para el anarquismo especialmente, para las teorías revolucionarias en general, viene del hecho de que eso permite reconocer cuáles son las representaciones centrales en un tipo de sociedad que organizan como un campo de fuerza el resto de las significaciones del mundo. And to me this is the crucial question. We've thought a lot about institutions, we've thought a lot about ideology, we've thought to a certain degree about the imaginary, and we've in some sense gotten good at doing works of art or music or something like that, but we really haven't thought deeply about ethos or practice. And my conclusion, based on this analysis, is that the only hope for a significant social transformation under the influence of anarchism is to revive in a very powerful way the communitarian anarchist tradition. Senza essere definibile, un perfetto idiota, non sono uno scienziato, un genio, una cometa, ma son di buon carattere, di compagnia, e ciò compensa tuttavia. Abbiamo cercato di sviluppare anche l'utopia, a partire dall'immaginario, e l'abbiamo cercato di farle in letteratura, ma quello per esempio è uno dei nostri successi insuccessi. Il senatore dell'Indiana rabbrividì. Mi dica, dottore, mi dica subito il peggio. Verso cosa Eliot rivolge le sue energie sessuali? Verso l'utopia, disse lui. Vonnegut è un enorme scrittore famosissimo. Gli abbiamo scritto
con grande faccia tosta, senza passare cioè attraverso un'agenzia, qualche cosa che potesse presentarci come credibili ai suoi occhi, ha risposto proprio al nostro essere una piccola casa editrice libertaria. E questo è stato con Henri Laborie, questo è stato con Noam Chomsky, anche se ovviamente con Chomsky ci sono molto più legami. I cittadini delle società democratiche dovrebbero seguire un corso di autodifesa intellettuale per evitare la manipolazione e il controllo. Eleutera mi accompagna fin dalla sua nascita. Io ricordo soprattutto testi di Noam Chomsky, che è sempre stata una delle mie letture preferite, insomma, per approfondire certi argomenti che solo l'incisività puntuale di Noam Chomsky mi dà. Si è ampliata quell'area, troviamo interlocutori che definirei libertari, cioè a bassa gradazione anarchica, ma pur sempre a gradazione anarchica, in vari settori della pedagogia, nell'urbanistica, nell'antropologia. La sensibilità libertaria secondo me può aiutare l'antropologia. Un primo modo è di rifiutare l'autorità, come rifiuto dell'autorità della teoria certa, del dogma. Un altro contributo che può dare l'anarchia e l'antropologia, ma anche l'antropologia e l'anarchia, è l'attenzione alla distribuzione del potere. Secondo me uno sguardo antropologico attento alla differenza culturale ha già aiutato notevolmente l'anarchia. Molti dei testi anarchici partono proprio dalle società senza Stato, dalle società a potere diffuso. La mia modesta conclusione è che la civiltà occidentale è stata fondata su un'idea erronea e perversa di natura umana. Scusateci, perdonateci, è stato tutto un grosso sbaglio. Forse una delle prime che ho letto un libro di Franco La Cecla, Mente locale, uscito da Eleutera, e erano anche gli anni, i primissimi anni 90, in cui erano usciti i libri di Marc Auger. Per la mia generazione faceva parte di quel gruppo di libri che bisognava leggere per capire il contemporaneo. E ho scoperto soprattutto questa valenza diciamo di un'antropologia che non è applicata a mondi lontani, agli indigeni dell'Amazzonia, ma che invece in qualche modo è una capacità di avere uno sguardo sulla propria società, però stupendosene, cioè diciamo, non prendendo per scontate le cose della vita quotidiana. E poi soprattutto dando moltissima dignità proprio a quelle cose che apparentemente sono irrilevanti, ma che invece sono i ritmi della vita quotidiana, le abitudini, come la gente si vive le attese, come la gente sogna a occhi aperti. Tutti questi centri commerciali, la cultura degli aeroporti e delle autostrade, è una nuova forma di inferno. La città, così come era stata strutturata e pensata, secondo un'ottica che dall'alto prova a interpretare i bisogni e quindi a indirizzare i comportamenti delle persone, genera modelli e forme abitative che non soddisfano poi i fatti. Diversamente, e su questo il pensiero anarchico, la letteratura anarchica e soprattutto lo sguardo libertario sulla città ha invece segnato un passo differente, che è quello che porta a vedere le pratiche spontanee di uso degli spazi, le forme di auto-organizzazione e di comunitarismo nei quartieri, nei territori, come delle forme di attivazione, delle forme di partecipazione rispetto alle quali forse sono le istituzioni che dovrebbero imparare a partecipare ai processi di cittadinanza attiva. Io li chiamo cantieri medievali, il fatto di coinvolgere in un cantiere i soggetti che vivranno, che ci lavoreranno, che conoscono. È un approccio non violento, è un approccio aperto all'ascolto, all'apertura verso gli altri, e che in qualche modo scardina la figura dell'architetto come la figura che dall'alto dona il suo sapere, la sua conoscenza al progetto. Su questo ovviamente siamo grandi debitori a Giancarlo Del Carlo, che in qualche modo è stato in Italia un grande maestro, oltre che dell'architettura, anche della partecipazione. Quel modo di essere inefficienti porta a essere efficaci, perché consente di essere più candidi e quindi più fiduciosi, più inclusivi e quindi più consapevoli e coerenti. Noi dobbiamo differenziare una partecipazione vera, effettiva, da quello che vengono chiamati spesso processi partecipativi, ma sono processi sostanzialmente di convincimento. Su questo modello decisionale che ci abbiamo adesso non ha spazio, perché non ha i tempi per poter essere attuata, ma è per questo che è un modello alternativo. Tutta una serie di idee e di pratiche
che sono state elaborate, diciamo, dal vivo all'interno della tradizione anarchica e libertaria, sono passate con altro nome all'interno della, diciamo, della pedagogia più ufficiale. La scolarizzazione è il rituale di una società impegnata nel progresso e nello sviluppo. Essa crea quei miti che per una società consumistica sono una necessità. Molto spesso, devo dire, la casa editrice Eleutera, utilizzando un paragone che magari è un po' lontano dal mondo eleuteriano, il lavoro della talpa, diceva qualcuno con la barba, anche lui, sono riusciti a trovare i libri degli autori che riuscivano proprio a stimolare la riflessione, a far comprendere meglio i fenomeni dell'attualità. Un approccio diverso, io penso per esempio all'opera, non so, che ruota intorno alla critica del PIL come misuratore di benessere, o alla scommessa della decrescita, no, di Latouche. Quando uno parla di decrescita o di riduzione dei consumi, non sta pensando ad un mondo che ritorna al passato, sta pensando ad un mondo che può essere anche fortemente innovativo, ma fuori dalle merci, fuori dal mercato, fuori dal PIL, dal prodotto interno lordo, fuori da quei sistemi di quantificazione che fanno diventare la quantità la qualità della vita. La qualità della vita non è quantitativa. Per definire come ci siamo mossi in questo magma contraddittorio, devo fare riferimento a quello che potrebbe essere il motto di Eleutera, navigare a vista. Siamo mossi in base alla nostra sensibilità libertaria. I bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, se non stanno buoni, s'arrabattono, sbattono e fanno i casini, non è poi grave, fra pagliuzza e trave, ma statisticamente tre quarti dei matti sono capi di stato malati di mente, hanno zero denari, mostrine alla mano, per questo fanno il massimo danno. Se il generale Caio non avesse i gradi, un paio di stronzate ci avrebbero rimedi, ma il capo divisione gioca con le bombe, se sbaglia cade un'ecatombe.